Consigliere, è fallito su 5 referendum il terzo per quanto riguarda la fusione tra i comuni e qualcuno dice che forse è il caso di ripensare a questa norma se si vogliono davvero fare, di non lasciare l'ultima parola alle popolazioni. Ma io non credo che sia questa la strada giusta, la strada corretta. Le fusioni devono nascere con processi dal basso, non possono essere imposte dall'alto. Questa è la mia profonda convinzione. È vera invece un'altra questione, cioè quella che la Regione non può pensare che si fanno queste nozze con i fichi secchi. Non mettono risorse attorno ai processi di fusione. Le fusioni vanno invogliate, vanno favorite attraverso risorse che vengono messe nel bilancio della Regione secondo le indicazioni dello Statuto, che parla in maniera molto chiara che la Regione favorisce le fusioni. Abbiamo fatto un secondo errore, abbiamo posto un limite troppo basso per le unioni dei comuni, perché è quello il primo passo per arrivare alle fusioni. In altre regioni hanno scelto che tutti i comuni sopra i 5.000 abitanti avevano l'obbligo di realizzare unioni. Nel Veneto è successo l'esatto contrario, tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti. È una differenza profonda dal punto di vista culturale. In altre regioni le fusioni vincono tra la popolazione e tra i cittadini. È evidente quindi che il problema non sono le fusioni in sé, non sono le proposte o i progetti che coinvolgono la popolazione, il problema è che la Regione Veneto non ha stanziato né risorse né progettualità attorno alle fusioni. Qualcuno ha interpretato però questi risultati anche come un campanilismo che è ancora molto forte in questo territorio, magari più che in altri. Beh, questo è evidente che esiste come problema e voglio notare che nell'ultimo referendum, lì dove amministra il centro-sinistra, stravince il referendum a favore della fusione, lì dove governa la Lega vince nettamente il no. Quindi chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il sindaco di Villorba per anni ha spinto le popolazioni verso un campanilismo e ha seminato, come si dice, chi semina vento raccoglie tempesta, quindi da questo punto di vista è evidente che sono causa del loro male. Io credo che però bisogna continuare in questa direzione. Non bastano solo i comuni, dobbiamo dare il buon esempio anche della fusione degli enti. Ci sono 39 aziende che si occupano di trasporto pubblico locale in questa regione, più di 100 che si occupano di acqua, più di 30 che si occupano di rifiuti, 24 fra USL e aziende. Dobbiamo dare il buon esempio dall'alto, dobbiamo calare, dimagrire, restituire risorse sottraendole ai consigli di amministrazione.